Io vengo dalla fame fisica, perché sono stato orfano 6 anni e mezzo e ho fatto tanti sacrifici, ho lavorato a volte anche 15-16 ore al giorno. Oggi sono un essere umano felice. Ho tagliato le scarpe perché le devo preparare. Se per esempio qualcuno le vuole, le trovo pronte. Se no è una vergogna se viene a gente non le trova, scusami. E a 75 anni ancora non vuole andare in pensione? No, io vado in pensione quando muoro. Se mi fermo muoro, perciò continuo a lavorare. Le strade delle Madonie hanno fatto da sfondo ad eroiche sfide, capaci di illuminare al meglio il firmamento sportivo. I duelli che si sono consumati in questo suggestivo scenario hanno inciso alcune delle note più belle dello spartito motoristico. Difficile non subirne il fascino. Il merito va a un nobile evento, entrato nel cuore della leggenda, la Targa Florio. Concepita come gara automobilistica, essa ha saputo esprimersi in un campo di azione a più ampio respiro. Grazie agli sforzi dell'ideatore, si è presto elevata a fenomeno di costume. In questa dimensione appare spontaneo il collegamento con uno dei grandi protagonisti, cresciuto all'ombra della kermesse. Anche lui madonita, figlio di una cefalù intrisa dei simboli della dominazione normanna. Si chiama Francesco Liberto, nasce a febbraio del 1936, nel cuore della splendida cittadina balneare. Il suo nome d'arte è Ciccio. La carriera di questo singolare artista si sviluppa come la trama di una magica favola. Sin dalla tenera età di 6 anni è impegnato come calzolaio nella bottega dello zio, dove tra pellami e attrezzi di lavoro carpisce i segreti di un mestiere che lo consegnerà alla storia. I giorni scorrono tranquilli, al ritmo scandito da 1000 martellate, ma la monotonia non prende il sopravvento. Il giovane apprendista è assai curioso e si apre facilmente alla scoperta. La musica celestiale delle auto da corsa non tarderà a contagiarlo. Intensa l'ammirazione che vive al passaggio dei bolidi che partecipano alla prova siciliana. Ancora non può immaginare che quella mitica sfida segnerà il suo futuro. Cresce rapidamente nella professione, alla quale si dedica con spirito creativo. Negli anni 60 entra nell'universo glamour del club Mediterranée. Qui allarga la panoramica, schiudendosi agli orizzonti internazionali. Una gustosa anteprima per lui, destinato a conoscere una notorietà senza confini. Negli stessi anni stabilisce i primi contatti con quei cavalieri del rischio che con folle ardimento affrontano le curve del circuito madonita. Inizia a frequentare grandi campioni come Ignazio Giunti, il quale, durante una cena del 1965, gli commissiona un paio di scarpe. Vuole che siano morbide e leggere, per un impeccabile feeling di guida. L'artigiano, che è molto sveglio, interpreta al meglio i suoi desideri. Nasce così il primo modello da corsa, la cui fama si diffonde a macchia d'olio come quella dell'autore. Uno dei clienti più affezionati e Vic Elford, che con le sue calzature vince la Targa Florio del 1968. Tutti i più grandi nomi dell'automobilismo mondiale cercano di accaparrarsi i pezzi del celebre ciabattino. Nel 1977 Niki Lauda vince il titolo conduttori con la Ferrari 312 T2. Ai suoi piedi,
manco a dirlo, i prodotti del laboratorio cefaludese. Per un certo periodo Ciccio diventa fornitore ufficiale della scuderia del Cavallino Rampante. Ho fornito i cenni di Ferrara in tempi non sospetti e altre persone hanno vinto tutti i più grandi campioni del mondo di prototipi di Formula 1. Più bello di un pilota in particolare? Ma ce n'erano tanti ricordi di piloti particolari, di Picchi Efford, di Vaccarella, di Jacky, che si è voluto di Monari, e tanti grandi piloti, Charles Larousse, tutti, compreso Merzario e Vaccarella. Il calzolaio, il mestiere più povero, però si può diventare il re della scarpa, campione del mondo della scarpa. Io direi l'imperatore della scarpa, perché abbiamo battuto tutti i record. Non oltre a dispregiativo, ma comunque dipende dai soggetti a soggetti. Se uno ha un buon DNA ed è dotato di un po' di materia grigia, come si dice, tutto funziona. Questo se mestiere fai, lo fai bene e se avrà successo nella vita. E il tuo rapporto oggi con uno degli altri grandi siciliani che ha legato il proprio nome con l'automobilismo mondiale, Vaccarella. Io fino a stamattina ho telefonato a Vaccarella per chiedere come stava. Un ottimo rapporto, usciamo insieme, ci invitano insieme nel nord Italia, spesso siamo a cena insieme, ma è un grande signore, l'ultimo dei grandi signori che rimane. Grazie maestro. Grazie a te e ti ringrazio che questo qua possa servire per riposta e ricordarsi che un artigiano umile che viene dalla povertà, con l'onestà, il lavoro, la bravosità, l'educazione, il rispetto degli altri, è riuscito a portarsi a livello mondiale. Io questo vorrei che fosse una lezione per i giovani a venire, e non è vero che quando si nasce in questo momento si rimane poveri o non si rimane poveri, l'importante è che si ha una buona educazione, una struttura mentale, volontà al lavoro, non schivarsi, rispettare gli altri, e quindi credo che si può andare molto lontano.